Buonasera, benvenuti all'Ibridine, siamo al bar 019, questa sera siamo in compagnia di Federica Flocco con il libro Napoli, mia madre, dall'antico borgo di Santa Lucia al teatro di San Carlo, un viaggio nella memoria. Eccoci qui, benvenuta Federica, grazie per aver accettato il nostro Grazie per avermi invito. invitato. È un piacere. Parlaci un po' di questo lavoro, come è nata questa idea innanzitutto. L'idea è nata dall'editore che ha deciso di inserire in catalogo delle guide. La prima guida è stata di Paolo Romano, un giornalista, uno scrittore, e ha scritto Io la Campania, dopodiché si è preso carico di questo nuovo progetto. Ed è diventato direttore editoriale della collana e quindi mi è stato proposto di scrivere una seconda guida. Essendo lui un giornalista ed io anche una giornalista, hanno pensato evidentemente che fossi particolarmente adatta. Non volevano una guida chiaramente Infatti, non è una classica sua e vita nella maniera guida. più assoluta, ma una guida, quella che è stata definita una guida emozionale. Poi ho scantonato, va bene, la guida c'è, perché comunque si parla di un percorso Sì, di Napoli, però non d'accordo. è assolutamente una guida classica. È un viaggio anche nelle emozioni, tra la Sì. storia. Perché parti dal borgo di Santa Lucia? Quando l'editore mi ha chiesto di scrivere di Napoli, io ho detto Napoli è immensa e scrivere una guida di Napoli significherebbe scrivere 3-4 righe di ogni chiesa, monumento, cioè una concentrazione di chiese soltanto nel centro storico enorme. Assolutamente E sì. quindi ho detto facciamo un percorso. Mi sono scervellata, che percorso faccio? Ho pensato a mia madre, che è stata la seconda bambina a nascere nel tunnel Borbone durante la guerra nel 1941 sotto i bombardamenti. Mia nonna ha partorito di 26 settimane, quindi pochissimo, tenendola in una scatola delle scarpe coperta dall'ovatta e le bottiglie di acqua calda come incubatrice. Mamma era piccolissima, pesava 600-700 grammi, molto piccola. E quindi ho pensato, è nata appunto nel tunnel borbonico che faceva parte del garage di mio nonno. Mio nonno abitavano tutta la famiglia di mio nonno in questo palazzo via Santa Lucia 34 e nonno aveva questo garage che poi ho scoperto fosse un'uscita del tunnel borbonico che mi aveva sempre affascinato. Allora ho detto parlo del tunnel borbonico, parlo del tunnel borbonico, parlo della nascita di mamma, sì, ok, però parlo della nascita di Napoli. Napoli è nata a Santa Lucia, sul Monte Echia, si sono ritrovati i primi manufatti preistorici e poi dopo si sa che i Cumani, almeno la data più o meno certa è quella del 700 a.C., più o meno 600-700, insomma si immagina che sia nata in quell'epoca là, sul Monte Echia dove sono stati ritrovati appunto dei manufatti cumani, quindi da lì è partito tutto. Ho detto uniamo le due biografie. Infatti tu parli di due nascite, Sì. quella di tua madre appunto di Napoli. La scelta del titolo è stata tua perché Napoli, mia madre, io appena l'ho letto, mi sembra che abbiano un duplice significato. Napoli, la storia di Napoli, di mia madre, ma anche di Napoli come di una madre, concepita come di una madre, Sì, così. io credo che ogni napoletano sia. I napoletani sono una razza a sé stante, però proprio i napoletani e i napoletani. Io mi definisco proprio napoletana doc perché io sono una Luciana, sono nata anch'io a Santa Lucia e appunto il luogo dove è sorta Napoli, dove è nata Napoli, quindi più napoletano di me non esiste. Mia mamma, insomma, i Luciani sono, credo, proprio il cuore. E Napoli come città ti ingloba talmente Ti tanto che non rapisce puoi, proprio. sì, rapire rapisce, però chi viene da fuori. Noi che siamo nati a Napoli, quindi ci sentiamo proprio parte di questa terra, con un'appartenenza così radicale, così feroce che io dico, non ci sentiamo neanche cittadini di una città, ma ci sentiamo proprio come se abitassimo un'intera nazione, un intero continente, perché per noi Napoli così Anche è, per nel come bene e nel eterogenea, sì. male, però nel bene e nel male, non sempre nel bene, chiaramente. E quindi questo doppio utero, il ventre di Napoli che ha custodito mia madre, facendo in modo che non morisse sotto il tunnel borbonico, se fosse successo io non sarei nata. E quindi questa doppia genitorialità, questi due uteri che mi hanno cresciuta.
Quanto è stato difficile parlare di Napoli, no? Sia dal punto di vista storico, ho detto Napoli, effettivamente la storia di Napoli è veramente molto ampia, no? Guarda, è stato complicatissimo, ho letteralmente studiato 6 mesi. Appunti su appunti, carte su carte, libri antichi, biblioteche, tantissimo mi hanno aiutato i siti web che sono citati alla fine del libro, perché più o meno mi hanno aiutato a raccogliere tutte le idee, perché nel loro essere poi specifici e riassuntivi mi aiutavano a capire tante cose, perché molte, io ho scritto cose che non conoscevo, che non infatti so, questo almeno non ho scoperto qualcosa, sì, tantissimi aneddoti, tante cose di cui non avevo proprio idea. Ce n'è uno che in particolare ti ha allora colpito. Guarda, quello che mi ha colpito di più chiaramente riguarda il San Carlo, perché mia madre ha fatto parte del primo corpo di ballo del San Carlo, il percorso è da Santa Lucia fino al San Carlo, quindi io parlo di tutti i monumenti, di tutto quello che c'è durante questo percorso, che è una cosa incredibile quello che c'è, ma quello che mi ha lasciato così è stato scoprire che il San Carlo l'ha fatto costruire Carlo di Borbone nel 1737, è stato inaugurato, e che lui, nonostante il teatrino di corte e tutto, quando si è recato per sentire la prima opera il giorno dell'inaugurazione, il giorno di San Carlo, il 4 novembre, ha dovuto fare tutto il giro della Reggia, quindi questi scaloni, sai, scendi, esci fuori, eccetera. E dice vicino l'architetto, scusami, ma un passaggio interno non si poteva fare, non era più semplice. E l'architetto in 3 ore, mentre loro vedevano quest'opera incredibile, in 3 ore ha distrutto pareti, cosa, andando al magazzino a prendere i tappeti, i mobili, i candelabri, mettendo la luce giusta. Cosa così, e quindi Carlo di Borbone è ritornato nei suoi appartamenti attraverso questo. E l'unico che lo cita è Benedetto Croce in un saggio del 1916 che io ho trovato proprio per caso e che è introvabile oramai. È l'unico libro, almeno tra tutti quelli che ho consultato io, che racconta questa cosa. Tant'è che si dice che probabilmente non fosse vera, però il passaggio c'è tuttora, quindi non si sa se è stato costruito realmente in tre. Che bella, che cosa. In 3 ore. Io volevo far vedere qualche foto perché veramente. E fogliandolo le puoi prendere qua, che sono fatte ancora meglio, perché all'interno ci sono, però nelle bandelle. Queste foto chi le ha fatte? No, queste sono state prese, alcune le aveva l'editore, molte sono state prese dal web. Bellissime, sfogliandolo. Sì, fanno vedere poi Santa Lucia com'era, perché Santa Lucia è stato come quartiere, è stato rimaneggiato, era sul mare, totalmente sul mare, e poi con la colmata già all'Ottocento si incominciò a pensare di fare qualche cosa alla fine dell'Ottocento per rovinarla, perché io dico rovinarla. E poi è stata fatta la colmata e quindi si è creata una strada e Santa Lucia è arretrata, non si è ritrovata più sulla spiaggia come era prima, anche la chiesa di Santa Lucia dove io sono stata battezzata, mi sono sposata lì, che è meravigliosa, e anche quella era sul mare, non lo è più. E quindi molte fotografie ho voluto che rappresentassero come era prima. È un viaggio emozionale, sì. L'abbiamo detto all'inizio. Qual è l'emozione che, diciamo, che tu vorresti lasciare, che lasci al lettore? Allora, sicuramente c'è tanta commozione in questo libro e non io mentre lo scrivevo chiaramente piangevo, perché le cose di mia madre che sono venute fuori in lei un periodo, è un'accompagnatrice ideale di questo viaggio. Sì, sì, un po' insieme, un po' lei, un po' io, però comunque è lei che porta il lettore attraverso tutti questi cenni storici, perché io alla fine dico che più di una guida è un libro storico, quindi lo si può vedere veramente a 3.000 facce come libro. Le emozioni ci sono tutte, perché io non so scrivere altrimenti, non so essere altrimenti, sono una che è empatica, che emoziona, insomma, faccio veramente certe volte troppo, e quindi non potevo non riversarlo tutto nel libro. La commozione. Sì, c'è, cioè, chiunque l'ha letto, chiunque, pochissimi l'hanno letto, che il libro è uscito da pochissimo, sì, 4 giorni però fa. Già, diciamo. Già le copie, quindi questo vuol dire tanto. Non so neanche io la mia, quindi io sottolineo, autografi, tutte le persone, mi fa piacere che mi facessero la dedica, eccetera, eccetera. Non ce l'ho, arriverà prima o poi.
Dicevo, sono una che si emoziona, quindi mi piace comunicare, comunicare il sentimento che sento, anche questo amore folle che io provo per questa città, ma è un odiettamo perché è una città disgraziata. Oh, bellissima. Meravigliosa. Grazie Federica. Allora non ci resta che leggere il libro di Federica Flocco, Napoli, mia madre, dall'antico borgo di Santa Lucia al teatro di San Carlo, un viaggio nella memoria, edito da Marlin Editore. Sì.